Tra i temi c'è il senso di colpa? Ma il senso di colpa tendenzialmente è per chi guarda al passato, mentre invece noi abbiamo bisogno di riconoscere gli errori, soprattutto a fronte di una sconfitta, ma soprattutto in questa fase cogliere la capacità di fare opposizione a un governo che già dimostra di non essere in grado di governare questa complessità, a partire dai problemi sociali, dall'inflazione, dalle bollette, dalle diseguaglianze che aumentano, e poi aprire un processo costituente. Se fosse stato un elettore semplice del PD, non il segretario, e avesse la possibilità di salire sul palco e di parlare, cosa direbbe, cosa rimproverebbe o cosa farebbe? Penso che il miglior modo di svolgere la funzione del primo cittadino di una comunità è sentirsi esattamente come tutti gli altri, e cioè bisogno di ricostruire una politica delle alleanze, perché un partito autoreferenziale non serve a nessuno, le divisioni le abbiamo pagate sempre e ancora una volta le abbiamo pagate in queste elezioni politiche, quindi c'è bisogno di essere certi delle proprie idee, della propria identità, del proprio progetto, e con questa certezza, con questa sicurezza andare a allearsi, a costruire coalizioni con tante e tanti, in tutto il campo del centrosinistra. Se lo avessimo fatto, probabilmente oggi staremmo parlando di un'altra storia. È stato davvero impossibile trovare alleanze, e da oggi che strada si deve percorrere per trovare l'alleanza giusta? Io sono segretario da 3 anni e mezzo e quasi dovunque abbiamo costruito alleanze, e con queste alleanze abbiamo vinto e attualmente governiamo amministrazioni comunali. Allo stesso modo stiamo cercando da sempre, e continuiamo a farlo, una possibile alleanza per essere alternativi a Marsilio, che è una delle peggiori esperienze di governo della regione Abruzzo. Costituente è una parola impegnativa, quali saranno i partner? Costituente a differenza di congresso, perché quando abbiamo fondato nel 2007 il Partito Democratico c'era tutto un altro mondo, un altro paese e un altro quadro politico. Adesso che è cambiato tutto c'è bisogno di rifondare il partito, non basta un congresso.